buongiorno, buongiorno Pro Loco Calabresi, buongiorno a tutti, sono Stefano Raso, sono il vicepresidente dell'UNPLI del Piemonte e sono membro della Giunta Nazionale. Il mio cognome non tradisce, per cui le mie origini sono calabresi, per cui ho la felicità di rappresentare, la responsabilità di rappresentare il Piemonte in Giunta e nell'ambito nazionale, ma anche chiaramente la nostra amata Calabria. È un piacere essere qui oggi a Tropea, tratteremo diversi argomenti, il mondo delle Pro Loco è quel mondo che porta luce in tutte le nostre strade, nelle nostre piazze, nei nostri eventi e anche nei nostri parchi. Ho la responsabilità, ho la delega all'ambiente nell'ambito nazionale, per cui mi occupo di stimolare, tutelare e promuovere tutte quelle attività che le nostre Pro Loco vanno a fare in ambito parco. Una buona parte, più di un terzo delle Pro Loco vive in territorio di parco, ci sono diverse realtà molto importanti, collaborazioni attive già da anni, abbiamo diversi parchi, i cui presidenti sono anche membri dell'UNPLI, no? Giochiamo in casa perché Domenico Cerminar, presidente del Parco della Sila, fa parte anche del comitato delle Pro Loco calabresi, per cui stiamo facendo un ottimo lavoro anche insieme a lui, in quanto lui insieme ad altri membri nazionali dell'UNPLI e anche presidenti di parchi, abbiamo creato un gruppo di lavoro proprio che va a lavorare per promuovere quella relazione fra il mondo delle Pro Loco e il mondo dei parchi. È in essere una bella collaborazione anche con Federparchi proprio per stimolare tutta questa attività e in ambito poi futuro saremo ospiti nell'Amato Piemonte a settembre proprio per celebrare tutto ciò che riguarda l'UNPLI e l'ambiente. Ogni anno ci sarà un evento proprio dedicato a questo. L'UNPLI collabora da sempre con Legambiente e altri enti operanti nella tutela ambientale, questo per noi è di vitale importanza, il futuro comunque di questa ripresa è quello che ci vede impegnati in un turismo di prossimità, partiamo dal territorio, siamo pro territorio e dobbiamo per forza lavorare a tutela del territorio stesso, dei suoi prodotti e delle sue origini. Abbiamo anche avuto modo ieri di essere, no, dinanzi a un platano millenario a Coringa, questo vuol dire proprio molto perché è una Pro Loco che lavora e crea come elemento principale, uno degli elementi principali del suo panorama, diciamo, delle attività turistiche, un albero millenario con una storia dietro molto importante, è davvero un simbolo. Oggi andiamo avanti così, dritti nella tutela ambientale, dritti nel rispetto della nostra natura e insieme creiamo quel connubio che può portare nei nostri territori benessere e sostenibilità.